dritta tesa la rama appesa, oi madonna chi lavoro fa, sembra testa che appunta. Il lavoro dei campi è soprattutto solitudine e silenzio. Il contadino, il boscaiolo, il pastore, il bracciante è quotidianamente alle prese con la natura. Il suo unico dialogo è con l'albero che sta potando, col gregge che conduce al pascolo, con le zolle che sta dissodando, con le spighe di grano bruciate dal sole. È in queste interminabili ore di solitudine che il contadino si accompagna con canti d'amore, filastrocche, laudi, satire, che sono ricordi di tempi lontani. Questi canti rappresentano un patrimonio di grande valore culturale per il nostro paese, che ha un'antica tradizione contadina. Un patrimonio che in questi ultimi tempi si è cercato di recuperare in quasi tutte le regioni. Nella Basilicata, invece, poco o nulla è stato fatto. I primi studi, firmati da Ernesto De Martino, noto studioso di etnologia, si riferiscono al sud della regione. Mentre per l'Alta Basilicata, soltanto oggi si sta cercando di recuperare ogni elemento culturale che ancora vive con gli ultimi rappresentanti del mondo contadino, che sono le fonti più fedeli. E la città mei non ve ne do fetta, iena ma forte na bocca. Questo lavoro di ricerca viene condotto a Melfi da alcuni studenti universitari del Gruppo degli Interventi Culturali, un'associazione nata da alcuni anni tra giovani poeti, narratori e cultori di tradizioni popolari. La carità non ha limiti. Carità è anche la parola d'incoraggiamento che si rivolge a chi attende ad un'opera di beneficenza. Questa parola io chiesi in tutti gli istanti, la chiesi nella via, nella casa del Signore, nella dimora degli umili e dei ricchi, e molte volte l'ebbi e mi confortai. Dal diario di Don Pancrazio Toscano. Un umile prete del sud che 50 anni fa, in un ambiente funestato dalla povertà e da lunghi ostinati dissidi, ha fondato a Tricarico, in provincia di Matera, l'opera pia di Sant'Antonio, che accolse tra l'altro il primo mendicicomio della Basilicata. Fu un'istituzione unica per quegli anni, in una regione dove spesso si restava soli per i frequenti malinconici esodi. Don Pancrazio, che ricordiamo a 10 anni dalla sua scomparsa, fu un singolare prete questuante dei nostri tempi. Costruì edifici, aprì strade, architettò ponti con il solo aiuto della buona volontà. In altre parole, fu un pioniere ed ebbe uno stile, lo stile dei tempi difficili. In generale, al vecchio si pensa molto poco. Egli è prossimo ad abbandonare il mondo e prima che egli l'abbandoni, viene abbandonato. Queste considerazioni facevo con me stesso e mi torturavo nell'ansia di portare un rimedio a questo che è un grande male sociale. Pensavo alla necessità di un ricovero per i vecchi della mia terra. Provavo un profondo senso di pietà vedendo la miseria cenciosa trascinarsi per le vie e la pena cresceva vedendo i vecchi respinti dalle porte, insultati dai monelli nelle pubbliche vie. Volevo chiudere quelle miserie, metterle al sicuro. Un uomo simile come Don Pancrazio a Tricarico non c'è stato mai. Vorremmo che ce ne fossero molti per cambiare la faccia del paese, così come è stato fatto finora. Noi lo ricordiamo da vecchio. In effetti fu più giovane di noi, perché
capì quello che era il suo compito anche 30 anni fa. Don Pancrazio era un uomo buono, 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 più buono di tutti. Io sono una signora straniera, americana, venuta qua per ragioni di lavoro tanti anni fa e ebbe occasione di conoscere Don Pancrazio Toscano, che era un prete che sembrava non prete, ma quasi pugile per la tenacia sua che non lasciava mai andare un'idea una volta che l'ha presa. Un esempio, non so, sarebbe il ponte che ha fatto fare con 40 anni di lavoro che collega il paese con una strada che porta nei campi. Lui non ha mai lasciato andare, scoraggiato sì, mancavano i soldi, ma lui sempre con l'idea che questo risparmiava ai contadini un po' di tempo, così valeva la pena lui. Quei contadini con le facce di ieri e con tutto il bagaglio delle speranze che nascono e crescono giorno per giorno nell'attuale mondo meridionale, gli hanno eretto un monumento. Servirà per tutti quelli che verranno dopo, per i quali quest'uomo che sapeva innanzitutto parlare di Dio potrà senza dubbio costituire un programma. Coppia aperta, quasi spalancata, di Dario Fo e Franca Rame. Regia di Mario Di Leonardo, che troviamo sul palco insieme a Francesca Di Nicola. Abbiamo aperto la sala prove soltanto per spettacolo, perché spettacolo, in modo straordinario. E quindi un giorno mi sono decisa e gli ho detto, sai caro, forse ho trovato l'uomo giusto. Ah sì? E chi è? E formulando questa domanda... è andato in apnea col fiato mozzo. Per forza! Mi hai preso in contropiede e mi si è sentita stare lo stomaco, qui la pancia, mi sono gonfiato tutto. È una commedia brillante, si può definire classica perché è di Dario Fo e Franca Rame. È molto intelligente come tipo di commedia, insomma. Sempre attuale perché si tratta di parlare di coppia e quando si tratta di parlare di coppia, come dire, le cose si variano leggermente, però nel tempo rimangono un po' le stesse problematiche, non so come dire. Ciao caro, forse ho trovato l'uomo giusto, prima dell'onda di casa. Ah, l'uomo giusto, bene, sono proprio contento per te. E chi è? Cosa fa? Beh, non lo immagineresti nemmeno. E per prima cosa non è del nostro ambiente, no. Ah, beh, comunque io preferisco. È un professore di fisica. La scelta di questo testo è stato per mettere in evidenza questo nuovo modo, direi molto moderno, di vivere la coppia, che io sinceramente non sono per quella coppia aperta, sono molto tradizionalista in questo, però è stato un modo per esorcizzare questo aspetto della coppia. Poi la scelta di questo testo, vabbè, è un premio Nobel, la bellezza della scrittura intelligente e lo humor di Franca Rame personalmente mi hanno sempre colpito e mi è sempre piaciuto. Ricercatore nucleare al CERN di Ginevra, seconda caduta di carte di nucleare. Il mio è il ruolo della moglie, Antonia. E una donna un po' complicata, un po' gelosa, un po' isterica, un po'
che però insomma, si trova di fronte al problema di accettare il fatto che il marito vuole che si apra un pochino la loro visione, diciamo, sessuale della coppia, nel senso che si apra un pochino, cioè si vuole aprire lui ad altre avventure, proprio perché probabilmente il loro rapporto nel tempo si è trasformato, e vuole che la moglie accetti questo cambiamento, no? Fino ad arrivare al paradosso, chiaramente, cioè tipo svezzare le sue amanti infantili o robe di questo genere. E questo crea degli equivoci molto comici, nello stesso tempo anche una riflessione abbastanza profonda, di fondo, che però con l'ironia assume proprio l'aspetto totale della commedia. Ho scoperto che è stato proposto per il premio Nobel! Chiuso in mano! Che bello, l'amante di mia moglie è quasi un Nobel. Oh, sono contento di avere dei geni in famiglia, sono molto onorato, veramente, onoratissimo. Ah sì? Però l'altra volta non l'avevi mica detto così, sai? Sembrava che fosse caduto il labbro sinistro, tanto che te l'ho tirato su, pensavo ti fosse venuta una paresi. Hai detto sono molto onorato. Io sono un uomo, non a caso Francarame chiama la spalla e quindi il marito un uomo, perché può essere un uomo qualsiasi, perché in tutti in questa coppia aperta si possono rivedere come coppie, si possono mettere in discussione. Senti, scusate la domanda, ma avete già trovato, cioè avete già fatto? E formulando questa domanda, lui, il coppio aperto, il marito spregiudicato, lo sciolto, è andato di nuovo in apnea col fiato mozzo. Chi ne risponde alla domanda? Che tutta la maggioranza degli uomini sono un po', se mi permettete il francesismo, paraculi. Cioè l'uomo, come diceva Francesca, finché lui a tradire va benissimo, finché la coppia aperta soltanto dalla parte dell'uomo va bene. Quando poi quest'uomo capisce che sta perdendo comunque il suo potere nei confronti della moglie, e quindi la moglie si è anche aperta, allora la coppia aperta fa aria da tutte le parti, ci sono le correnti d'aria, dice Francarame. Mi sento tutto sudato, mi sento proprio il prototipo del maschio di merda. Eh sì, bisogna proprio dirlo, la coppia aperta ha i suoi svantaggi. Prima regola, perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio. Perché se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti, ci sono le correnti d'aria! Sono rimasto comunque fedele al testo, perché appunto è bellissimo, però io ho dato un taglio completamente diverso, perché comunque ho studiato, ho visto altre regie di altre compagnie e quant'altro, è un po' cabarettistico il mio taglio, quindi c'è molto contatto con il pubblico, il marito scende tra il pubblico. Registicamente mi è sempre piaciuto rendere il pubblico protagonista dello spettacolo, in modo che non si annoi, naturalmente, qui non si annoierà di sicuro. Un uomo della sua età che si mette a fare in mezzo alla Lurid. Scusami, ma perché della sua età? Ha 30 anni, è 10 meno di te e non fa affatto il verso alla Lurid. No, no, suona il pianoforte. Come un angelo. La tromba! Con la bocca lui, eh? C'è da ridere veramente un sacco. Per vedere la commedia Coppia aperta, quasi spalancata. Ma che stai combinando? Ma tu sei una pazza incosciente! Ecco quello che sei! La pazza incosciente rinchiusa nell'altra stanza, che poi sarebbe il bagno, sono io. L'altro, quello che mi urla e mi supplica di non fare fesserie, è mio marito. Antonia, vieni fuori, ti prego! Sto mandando giù un cocktail di pillole varie, Mogadon, Roipnol, Optalidon, Plenidol, Veronal, Civalgina e 49 supposte di nisidina a pezzetti, tutto per bocca. La ragione della mia voglia di morire era sempre la stessa. Lui non mi amava più, lui non mi desiderava più e la tragedia scoppiava ogni volta che scoprivo una nuova relazione di mio marito. Ma cerca di capire, con le altre è un fatto di sesso. E basta. Ma è già! E con me non c'è neanche più il sesso, vero? Ma sì, calma, calma. Ma io per te provo una grande fera. Eh? Sì, ma...
Ah, beh, se c'è la stima. No, dico, cosa c'è di più importante tra un uomo e una donna? La stima, no? Ma vaffanculo, va! C'è chi, deluso dalla politica, pianta famiglia e figli e si mette a fare il verde fanatico dell'ecologia, chi pianta l'ufficio e si apre un'erboristeria, e chi pianta la moglie e si organizza un casino ad uso proprio. Tutta colpa della politica, eh? Va bene, lo ammetto, è un diversivo imbecille proprio da collezionista della scopata con cervello voluto a perdere. Oh, contenta? Sì, oh, finalmente. Sì. Antonio, manco tre diversi. Perché è l'unico... L'unica donna di cui io non posso fare a meno, quella sei tu, il mio rifugio sicuro, la mia stella di riferimento. Sì, amore, proprio come a mamma. La mamma, io lo sapevo. Grazie, mi hai avanzato di grado. Sto, la coppia aperta è un bidone, ci hanno fallito in tanti. E chi se ne frega? E proprio nel momento in cui gli altri falliscono, ci sbattono il muso, che noi dobbiamo reinventarla per noi, la coppia aperta. Reinventare la coppia aperta. A dici? Ma vattene via! Fuori, io non ti voglio più vedere, capito? Uffa! Vabbè, ma alla fine... Mi ha convinta, sì, perché per salvare il nostro matrimonio, insomma la nostra relazione, il nostro la nostra amicizia, bisognava rendere pubblico il nostro letto, sì. Certo, però c'era il problema dei figli. Ma i figli capiranno, dai. Oh, incredibile! È stato proprio mio figlio, Roberto, 18 anni, che mi ha dato il coraggio di tentare, sì. Ah, ma voi due non potete continuare così, finirete che vi ammazziate, hai capito? Vi dovete inventare qualcosa di diverso. Per prima cosa, tu la devi smettere di vivere come se fossi l'appendice del babbo. Ma sì, vi dovete creare una vostra autonomia, capito? E smettila di fare Santa Maria Coretti da casa, su. E il papà va a donne? E tu, non per vendetta, no, ma perché è giusto, sano, umano, te trovi un altro uomo. Ma Maurizio Roberto, figlio mio! Oddio, mi è uscita la dinamica questa, vabbè. Mio figlio, ma no, ma sì, dai, ma... E te trovi uno simpatico, magari più giovane dei papà. Sai che famo, ma? Mo te faccio un profilo su Facebook o su Twitter. E tu chatta, alla fine te ci incontri. Oh, ma, mi raccomando, scegliete un toy boy. Un toy che? Un toy boy. Dai, insomma, t'aiuto io. Oh, Roberto, ma che sono discorsi questi da fare alla tua mamma? Io sono tutta sudata, sconvolta, ma che dici? Ma scusa, ti pare che io, alla mia età, mi metto a cercare un coso lì, un tonno boy, com'è? E vabbè, ma ti pare? Ma è vero, ma dico, com'è vera sta cosa? C'è ragione, sì, perché quando io gli parlavo del mio blocco stronzo, moralista, della mia incapacità di andare con altri uomini, lui si comportava davvero compagno, sì, da amico comprensivo, leale e sincero, lo ammetto, sì. Dal momento che hai scoperto che io non sono l'uomo giusto per te, fatti un'altra vita. Devi trovare un uomo come si deve, per Dio. Te lo meriti. Sei una donna straordinaria, intelligente, generosa, piena di fascino. Oh no! Oh no, ah, ti prego, io non posso, no? Oh, io non posso, io sto bene così, credimi. Sì, perché se tu non vuoi più stare con me, sola, piuttosto, sì. Ma credimi, io sto bene, sì, sto bene qui, nella mia casa. O magari, non so, mi trasferisco a Miami, a Nueva York, non so. Però io sono tranquilla così, tu veramente sta tranquillo, perché io sono tranquilla, sono serena, sì, anche se sola sono tranquilla, sono serena. Sì, una sola proprio. Esci da dove ti pare, basta che te ne vai, No, io non mi muovo, resto qui. No, scusa, tu mi avevi promesso. No? Io non ti avevo promesso proprio un bel niente. No. È il mio diritto sacrosanto conoscere l'amante di mia moglie.
Mario. Voglio vederla in faccia. E quando mi guarda, si permette di accennare la pantolina della crocchettaro che schitarra? Io la spacco in testa, la chitarra qua! Tu sei un bastardo, figlio di puttana, capito? Ma come? Ma bella suona il pianoforte. Come un angelo. Ah, la tromba! Con la bocca lui, sai, la suona con la bocca lui. Sì, manca solo che dorma sul letto, sul pomo del letto come tappeta. Sì. Sai che compone anche? Ma me lo stavo chiedendo, ma che sta stai compone? Musica e parole, eh? Pensa che mi ha scritto, mi ha scritto i due tre di grande successo. Ah, li conosciamo tutti, sì. Beh, sì. Pensa che ne ha composta una anche dedicata a me. Che canzone. Ma che canzone. Senti, io sì, mi vergogno un pochino, no? Però tu sei il mio migliore amico, se non lo chiede a te, ma chi vuoi che lo chiede? Te la canticchio! No, continua pure a vergognarti. Vabbè, grazie di non aver insistito. Anche perché sarebbe stato veramente imbarazzante, cioè, cantare a mio marito una canzone che il mio nuovo uomo ha scritto per me. Te la faccio ascoltare, eh! In questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. È sicuramente una giornata molto positiva e importante per tutta la comunità di Rapolla, ma per l'intero territorio del Vulture, perché oggi abbiamo appena inaugurato la sezione provinciale della Guardia Cozzofila Nazionale qui a Rapolla. E tanti giovani, tanti volontari, tantissime persone che con spirito di volontariato in un'associazione si occuperanno di temi estremamente delicati e importanti, quali la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, il controllo, ma non solo, anche la tutela degli animali. Quindi temi molto delicati che per una comunità ricevere un supporto di volontari che operano quotidianamente anche in maniera molto professionale e qualificata significa un risultato di estremo valore, di grande importanza. Io come sindaco ovviamente sono soddisfatto e fiducioso, faremo sicuramente un grande lavoro assieme con tutti i volontari. Da parte mia garantirò ogni supporto necessario e sono sicuro che questa collaborazione si estenderà poi a tutti i comuni del Vulture, perché l'opera che viene prestata a questi giovani, di questi volontari, è sicuramente un'opera che qualifica le nostre comunità e che dà un supporto di grande e un grande contributo a quelle che sono le comunità appunto del Vulture. Quindi il lavoro che faremo in questi giorni sarà un lavoro di organizzazione delle attività e un lavoro di confronto su quelle che sono tematiche molto delicate sulle quali si lavorerà per dare un contributo alla comunità. Thank you.
E come diceva il sindaco qui presente, che ringraziamo, quale organo istituzionale del territorio di Rapolla, abbiamo istituito la sezione provinciale del comando di Rapolla qui presso la sede di Via Melfi 4 con grande soddisfazione. Questo perché comunque ci saranno altri operatori della Guardia Ecozofia Nazionale che concorreranno comunque con le forze istituzionali e le forze dell'ordine per il mantenimento delle leggi e del rispetto delle ordinanze sindacali e generali in materia di ambiente, animali e materie forestali. Quindi noi siamo fiduciosi in un buon svolgimento delle proprie aspettative di ogni operatore e di tutta la cittadinanza, che trarrà beneficio sicuramente con il loro valido supporto e professionalità insomma in essere, e ci auguriamo che comunque possano esserci poi anche altre realtà limitrofe, quali altri comuni vicino a Rapolla, in una sorta di consorziato che si possa poi unificare in una rete comune ciò che può essere un servizio di vigilanza costante e ramificato sul territorio. Ringrazio il Presidente nazionale e tutte le istituzioni e passo la parola al Presidente nazionale per ciò che concerne, diciamo, l'attività politica amministrativa della struttura. Buongiorno, noi speriamo di soddisfare la cittadinanza. Naturalmente cercheremo di far entrare con noi anche i cittadini, perché chi non più sul territorio, naturalmente, che sa dove faunistico, quindi cercheremo anche dei volontari all'interno della cittadinanza e anche dei comuni limitrofi. Grazie. Quando uomo vuole essere chiamato figlio del carpentiere e usò con le proprie mani gli attrezzi nell'umile officina di Nazareth. Così egli tolse l'antica maledizione, conseguenza del peccato, e trasformò la fatica umana in fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e con l'ingegno il progetto della creazione. Così, associato a Cristo Redentore, nell'esercizio della carità va incontro ai fratelli più poveri e costruisce la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria e San Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare in questo luogo. Sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. E Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero in cui è il frutto che produce seme. Sono il comandante interregionale, seconda divisione Sud Italia, delle Guardie Ecozofiche Nazionale, senatore Vincenzo. Oggi abbiamo fatto inaugurazione a Rapolla, che ho voluto fortemente questa sezione di Rapolla, in quanto sono stato 3 anni come comandante dei carabinieri qui a Rapolla, e quindi conosco bene la cittadinanza con tutti gli abitanti, e Rapolla meritava questa sezione. Ci tengo molto e spero che vada sempre avanti. Credo nei ragazzi, nei giovani, che anche per loro è un diversivo, è un togliersi dalla strada e partecipare alla vita associativa, che è molto bella, anche se diciamo, oltre alla vita associativa si possono fare determinati servizi che servono molto alla comunità, come il servizio ambientale, il servizio tutela degli animali e natura. Quindi sono servizi molto importanti per la comunità, per pulire la città, per far star bene i cittadini e per dare molta tranquillità a tutto il territorio. Salve, sono il comandante provinciale di Potenza. Dovrei ringraziare innanzitutto il comandante interregionale della seconda divisione Sud Italia, Vincenzo Senatore, perché ha posto in me la fiducia, e di nuovo lo ringrazio affinché insieme riusciremo a raggiungere gli obiettivi prefissati: la tutela dell'ambiente, la natura, zootecnico, animali e salvaguardia dell'ambiente del territorio del Vulture Melfese. Grazie mille a tutti voi, grazie.
a voi del convegno interattivo sul tema tra declino e cambiamento, che fare del nostro mondo. Questo tema è stato lungamente meditato dal gruppo di lavoro che ha collaborato con la rivista Lavoro nei mesi scorsi, perché dovete sapere che questa iniziativa non nasce ieri, nasce 4 anni fa. Buonasera a tutti, saluto il pubblico e saluto i nostri illustri relatori, il dottor Cellini, il dottor Tichico, il caro collega Alfredo Tocchetti, nonché il maestro Vincenzo Traccia, il caro amico Bettino che si è preso cura di tutta l'organizzazione di gran parte dell'organizzazione, soprattutto è stato il promotore dell'iniziativa. Per noi questa sera è un grande orgoglio ospitare personalità di questo calibro, perché ci danno la possibilità di riflettere su temi pregnanti, quali appunto declino e cambiamento, che fare per la scuola pubblica. E certo che non decideremo qui che cosa fare per la scuola pubblica. E se dobbiamo fare una breve riflessione su queste due parole, declino è una parola che mi spaventa, che ci spaventa, credo. Mi piacerebbe che qualcuno di voi ponesse l'attenzione sulla valutazione. È sempre stato un momento particolare per gli insegnanti quello della valutazione, perché ci poniamo sempre problemi, se abbiamo tenuto conto di tutto, però ora la sentiamo più che mai. Siamo passati dai giudizi che ci davano uno spazio un po' più largo ai voti, e già questo è stato per noi un problema. Ma adesso, mentre da un lato ci viene detto nelle varie formazioni che non bisogna fare la media matematica, che bisogna tenere conto della situazione di partenza, insomma di una valutazione formativa, dall'altro ci troviamo alle prese del registro elettronico, dove è difficile non fare la media matematica, perché io alla fine di un percorso dell'anno, del quadrimestre, no, faccio le mie valutazioni, dico questo bambino ha avuto questo problema, c'è la mamma in ospedale, fa la chiesa, insomma siamo un po' più larghi di voi, cerchiamo di tenere conto dell'impegno e della situazione di partenza, ma nel momento in cui i voti sono pubblici e i genitori hanno avuto modo di vederlo, non allontanarci dalla media è un po' difficile. E credo, per esperienza diretta, una figlia che frequenta la scuola secondaria di scuola media di secondo grado, è ancora peggio, perché io sto vedendo che mi tengono conto non solo del mezzo voto, cioè veramente che mi sembra che misurino anche i centesimi. Quindi volevo porre l'attenzione da parte di qualcuno di voi sulla valutazione e su come noi dobbiamo valutare, soprattutto alle prese con il registro elettronico. Dicevamo con il nostro dirigente che è diventato anche avvilente per gli insegnanti dover lavorare ogni volta senza poter scegliere libri di testo che ci vengono e li ereditiamo praticamente. E su questo argomento molto serio non ci siamo espressi molto. I docenti non sono mai stati chiamati in causa per dire è giusto, è sbagliato, cosa va bene. Cioè noi vediamo la libertà di insegnamento molto avvilita con questo sistema di lavoro che qualcun altro già ha scelto per noi. Noi stiamo ereditando testi e lavoriamo con testi che non... Appunto, una volta andavamo a guardare la grafica, le immagini, i contenuti, se c'era proprio il metodo che io sceglievo di usare, oggi no. E questa cosa un po' tutti la notiamo, non ci piace. Sono un insegnante della scuola di Lumpano e devo dire che per quanto riguarda l'anticipo dei bambini, ci ritroviamo a lavorare sempre più con bambini di 2 anni e mezzo, e quindi guarda come si deve guardare. È il criterio che ha portato la decisione a questa scelta. Io vorrei tanto supportare la mia collega per quanto riguarda la scuola di distanza. L'anticipo veramente ci ha dominato, perché se si pensa che in un asilo nido il rapporto insegnante-bambini è 7-8 bambini per un insegnante, noi arriviamo anche a tenere 29 bambini
bambini di 2 anni e mezzo, ancora con il ciuccetto, ancora forte con la pannolina e con tutte le conseguenze psicologiche e conformate. L'indagine è di 4 anni fa, è passato tanto tempo e alcuni di noi, io sono un ex insegnante di scuola elementare, sono andati in pensione. Beato me. Devo dire me la godo, perché sento, venendo qui con alcuni colleghi, c'era una sorta di pessimismo. Chi lo sa se serve questa riunione? Chi lo sa se ci darà qualche cosa? Se ci arricchiremo dal punto di vista professionale? Se avremo un incoraggiamento ad andare avanti? Bene, allora grazie per l'invito, maestro Chiepas, siamo maestri elementari di una generazione ormai forse che ha cercato di dare molto alla scuola, che oggi riguarda un po' la storia della nostra scuola, le nostre esperienze, le nostre passioni. Quindi quando mi ha fatto questo invito, legato anche all'impegno di volontariato, di associazioni, di riviste, l'ho accettato volentieri, ho preso un giorno di ferie per essere qua oggi, così magari posso anche prendere qualche sassolino dalle scarpe, perché come ispettore della Repubblica, io dico sempre quando incontro i ministri che sono un ispettore della Repubblica, cioè cerco di dare voce anche alla nostra scuola, racconto l'invito che è stato posto. Quindi conosco non questa zona, ma il territorio della Basilicata, soprattutto la zona di Potenza, Altea. Quindi ho accettato di nuovo l'invito, so che la scuola della Basilicata è una scuola che ha avuto grandi tradizioni, grandi passioni, grandi motivazioni. Anche entrando in questa scuola ho notato la cura per la pulizia, per i colori, per l'arredo, quindi mi sono detto c'è speranza per la nostra scuola, se anche in posti apparentemente lontani, però c'è questa attenzione, questa cura del dare, diciamo, avere delle buone scuole, delle belle scuole, delle scuole accoglienti. Quindi questo è già un motivo di speranza. Il fatto che ci sia una scuola, che sia presente in tutto il territorio, mi riferisco soprattutto alla scuola dei piccoli, alla scuola dell'infanzia, alla scuola elementare, alla scuola di base, io lavoro da tanti anni nella scuola di base, ecco, ci sono 35.000 piccole e grandi scuole in tutto il nostro territorio. Questi sono dei punti di luce importanti per la nostra comunità, per il nostro paese. L'ultima cosa è che la valutazione del sistema vada fatta e vada fatta di voti giusti, mi sembra scontato. È inutile che il genitore si rivolga al bidello dicendo, al docente dicendo che il bidello non pulisce, poi si rivolga poi al preside dicendo che il professore in classe fa quello che gli pare, può non fa nulla, che nessuno può fare nulla, o che il genitore o chi per lui o la comunità vada dal direttore regionale e dica ma sto preside sta mandando a scatafascio la scuola, ma nessuno può intervenire. Io credo che un sistema di valutazione chiaro non basato sui falsi. Questo è da fatto. Eppure, nonostante tutto, non voglio sembrare bastare di rario, non bello, ma voglio dire, nonostante tutto, noi abbiamo una frustrazione di fondo nella scuola, perché le situazioni sono cambiate, perché il disagio c'è per la perdita di riconoscimento sociale, perché gli alunni sono differenti, perché c'è la precarietà del posto di lavoro, perché a 38 anni di servizio non si viene svalutato, chissà dove, su 4 scuole diverse. Ci sono le incertezze normative e io capisco bene la scuola elementare perché si inizia sempre dalle materne riformate, dalle materne, no? Una volta solo sono arrivati a noi e ci lamentiamo, figurarsi voi ogni 3 anni subite una riforma. E la premessa dice il rinnovamento della scuola superiore, che è urgente, una necessità urgente, deve necessariamente, come dire, basarsi non solamente
su un cambiamento della struttura, dei piani di studio, dei programmi. Esso richiede prima di tutto un progetto culturale nuovo. Ebbene, professor Brocca, dopo questo discorso c'è il nulla, cioè tutti coloro che hanno poi successivamente sono intervenuti a provare a strombazzare riforme della scuola, non hanno fatto nient'altro che interventi, come dire, che a guardarli così sembrerebbero quasi schizofrenici, cioè ad andare a modificare, a intervenire 50 volte sulla questione della popolazione, sulla questione, senza mai proclamare esattamente qual era il progetto culturale che stava alla base. Ma non perché non ce ne fosse, perché noi non dobbiamo pensare che siano degli imbecilli quelli che hanno messo mano ai vari tentativi di fronte alla scuola. No, il progetto culturale c'è, solo che è indeclinabile, è incontestabile. Ho detto, ma vengono tre grandi del mondo della scuola, mi metti tu accanto a questi tre grandi, no, tu ci devi essere. E dato che io sono debole per natura, ecco, ho ceduto e lo accetto. Perché ho cercato? Perché mi piacciono i problemi della scuola. Ho convissuto per 30 anni. Ho collaborato con i docenti per 30 anni della scuola. Ho cercato di limitare il mio possibile di realizzare un mio progetto di scuola. Volevo porre l'attenzione sul rapporto tra competenza e complessità della situazione pubblica italiana, e domandandomi in che misura nella scuola attuale lo studente è messo nelle condizioni di discernere i problemi che gli sono posti davanti. Questa domanda la voglio porre al professor Brocca, considerando che la sperimentazione propria è stato un modello culturale per tutti e l'esperienza ce ne ha dato conferma. Oggi nella nostra scuola è rimasto solo l'ultima classe del progetto Brocca e le conseguenze di questo impoverimento sono sotto gli occhi di tutti. Grazie. Grazie a te. Allora, parola al professore Federico Brocca. Stiamo attenti che il Vangelo ci afferma che chi di più appartiene al maligno. E siccome io non voglio essere maligno, non aggiungerò nulla a quello che già vi è stato detto. Rilancio. E dico che gli argomenti che ho sentito enunciare e le questioni sulle quali volevo soffermarmi meritano degli approfondimenti dal mio punto di vista, meritano una interlocuzione tra noi, meritano un dibattito, anche perché siamo in una situazione di grande confusione, occorre fare chiarezza e perciò mi rendo disponibile a intervenire in un'altra occasione, in un tempo più opportuno, dandovi l'indice delle questioni. E riflettendo brevissimamente per due minuti sul titolo di questo convegno, tra declino e cambiamento, che fare per la scuola pubblica. È un riferimento esplicito, un oggetto puntuale per una conversazione approfondita e anche prolungata. Vedo le due facce di Giano in questo titolo, e come Giano di fronte, che era posto a custodia degli ingressi e delle uscite. La prima faccia di questo titolo è rivolta verso l'ingresso. Ci sono
sono due parole fenomeniche, molto importanti. Declino e cambiamento. Il declino e il cambiamento sono stati accostati e nel titolo, che è stato scritto con intelligenza, si presume che di fronte a una situazione che sta decrescendo ci debba essere un cambiamento di recupero, di rifacimento. Il declino in questo caso funge da motivo che sollecita il cambiamento e il cambiamento funge da elemento riparatore rispetto al declino. Divertirci un po', come si fa a una presentazione? Bisogna... Ecco. Attenzione, attenzione. Non me lo faccio fare. Però avete visto come ciascuno di voi sa come potrebbe rispondere a questo tipo di istruzione. È una cosa seria, non è affatto una cosa non seria. Immaginate di avere un foglio di carta e di rispondere a questa istruzione. Quindi disegniamo un quadrato, un rettangolo, un cerchio e un triangolo. Avete presente quale sarebbe la vostra risposta? Forse questa? Indubbiamente sì. È una risposta sbagliata questa? Non hanno coraggio di rispondere. Io so che moltissimi di voi avrebbero risposto così. Un quadrato, un rettangolo, un triangolo e un cerchio. Qualcuno di voi avrebbe risposto così? Penso proprio di no. Attenzione, perché vi ho posto questa domanda? A che cosa è collegato quello che io sto facendo con voi? A quello che prima ha detto il nostro collega, quando vi ha tentato di dire che è bene non insegnare, quello che sto facendo io con voi è sbagliato. Cioè io dovrei intervenire soltanto dopo aver dato queste istruzioni di lavoro, e lo faccio anche con gli insegnanti, e vi dico che il 99% degli insegnanti o degli adulti con cui ho a che fare mi dà questo tipo di risposta. E perché nessuno mi dà questa risposta? A volte sì, qualcuno mi dà anche questo tipo di risposta, qualcuno mi dà questa, qualcuno mi dà quest'altra. Che differenza c'è tra queste risposte? E questa risposta è una risposta convergente. E tutti voi che siete adulti mi avreste risposto così, almeno il 99%, perché quando era bambina andata a scuola, qualche insegnante gli ha detto: bambini, oggi faccio una cosa nuova che si chiama geometria. Ma la lavagna scrive geometria. Scrivi, bambino, ci messo due T, sta attento. Adesso vado alla lavagna, invece la lavagna è di geometria, e fa il disegno del quadrato, del rettangolo. Oggi si spieghi il rettangolo, si chiama rettangolo, e lo disegna così come io l'ho disegnato. E come voi ce l'avete in testa, e come ce l'ho in testa anch'io. E vi dice anche, attenzione, questo rettangolo c'è il lato che sta sotto, che si chiama lato, che si chiama base, e poi c'è un lato che si chiama altezza. E allora voi che cosa interiorizzate? Ricordate la lezione che vi ha fatto lui. Interiorizzate che c'è qualcuno che vi dice che i rettangoli si fanno così, e c'è la base e c'è l'altezza. Lo stesso per il triangolo c'è la base e c'è l'altezza. E la maestra, allora la metto fuori in cenaccio, ma le maestre che siete voi, che siete bravissime, non ti disegnerà mai il rettangolo con la punta di sotto. Perché non te lo disegna con la punta di sotto? Perché ovviamente non si legge la base e l'altezza.
No, cosa voglio dire con questo? Lui ha fatto una bellissima lezione, mi dispiace che non è andata avanti, perché era venuto il tempo, nel senso che ha detto attenzione che nella nostra scuola prevale l'insegnamento e non l'apprendimento. Allora sarebbe stato più opportuno intanto spiegare come fare per tanto, quanto invece aiutare i nostri bambini a fare le loro scoperte. La stessa cosa, ecco per esempio, la riga, una bella linea dritta, il bambino va per un giorno di scuola, ma dentro la maestra gli devo comprare una cosa che si chiama la squadra, no? La squadra, la riga, no? E quando fa una riga dritta, perché la fa dritta perché? E no, questo è sbagliato. Quando è che noi abbiamo cominciato a capire come si fanno le righe dritte? Quando a un certo momento ci siamo accorti che se avevamo dividere un campo, dovevamo tirare una corda e tirando la corda tu la tiri qua e la tiri là e facciamo, no? Bella, una riga.